Amici di Automat.it, benvenuti negli Stati Uniti, circuito di Austin. Progettato da Herman Tilke, il primo GP su questo tracciato ha avuto luogo nel 2012 ed è caratterizzato da notevoli saliscendi e una sezione molto simile a quella che abbiamo visto a Suzuka. Poche chiacchiere però, andiamo subito a vedere a bordo della nostra monoposto firmata Automat.it come si affrontano le 20 curve del circuito delle Americhe. Usciamo molto cuciti al cordolo dall'ultima curva e andiamo subito ad attivare il DRS per il rettilineo principale. Prima curva in salita difficilissima perché non si vede il punto di corda e bisogna staccare a memoria. Terza marcia molto tondi e saliamo sul cordolo esterno. Qui arriviamo nella sezione del tracciato che ricorda molto quella che abbiamo già visto a Suzuka. Una serie di cambi di direzione velocissimi dove si superano i 5G che mettono a dura prova il pilota. Sesta marcia e si parzializza molto il gas per mantenere l'auto stabile. Scaliamo in quarta per curva 8, sempre molto cauti col gas e sfruttiamo tutto il cordolo in uscita di curva 9. Finalmente abbiamo concluso questo lungo serpentone. Settima marcia e arriviamo alla prima delle staccate impegnative. Seconda marcia e apriamo il gas il prima possibile. Che sovrasterzo! Andiamo a chiamare tutte le marce, attiveremo il DRS per il rettilineo più lungo del circuito, la sezione più indicata per effettuare un sorpasso. Allo speed trap si arriva a circa 330 km/h e ci si prepara per la staccata più impegnativa di Austin. Seconda marcia e cerchiamo il cordolo interno. Eccoci alla sezione lenta e molto guidata del circuito. Qui conta tantissimo la trazione della monoposto. Sbagliare il punto di corda significa perdere moltissimo tempo. Ci prepariamo però per il curvone veloce da affrontare in sesta marcia quasi in pieno. E via verso curva 19, dove anche qui non si vede bene il punto di corda, quindi è molto difficile. Saltiamo sul cordolo esterno, pronti per l'ultima curva. Terza marcia ed eccoci al traguardo. Attiviamo il DRS e il nostro giro è concluso. Appuntamento alle 23 di sabato per seguire le qualifiche e che vinca il migliore. Non dimenticatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Oggi ho scelto la visuale pilota per l'onboard. Noi ci vediamo in Messico. Bye bye!